Bene, ragazzi, stiamo parlando degli asintoti obliqui. Ok? Dobbiamo essere, o comunque in genere degli asintoti, dobbiamo essere in grado di trovare da uno studio di funzioni gli asintoti. Allora, secondo voi, a occhio, dobbiamo cominciare a ragionare ad occhio, questa funzione ad infinito si comporta come una retta? Perché x è una retta, ma log x? No. In più noi sappiamo che il logaritmo ad infinito va ad infinito molto più lentamente della x, quindi ad infinito vince sicuramente la x rispetto a log x. Quindi uno potrebbe dire, beh, se ad infinito il log x va ad infinito, sapete che in una guerra degli infiniti il logaritmo perde sempre e gli esponenziali vincono sempre. Quindi uno potrebbe dire, beh, la funzione ad infinito, se il logaritmo è trascurabile, va come x. Allora, cominciamo a guardare gli asintoti, ragazzi, che sono presenti in questa funzione. Come faccio a trovare gli asintoti? Il primo punto è calcolare il dominio, perché poi devo fare i limiti negli estremi del dominio. Qual è qui il dominio, ragazzi? È molto facile. X maggiore di 0, quindi col dominio, con le tonde? No. E perché metto la tonda? Bene, sarebbe gli amici di prima liceo mi scrivono x maggiore di 0, ma noi scriviamo il dominio. Perché scrivo così? Perché so fare il limite a 0 più o a 0 meno. Scritto così. A 0 più, 0 meno è un numero negativo, quindi non posso farci il logaritmo. Quindi saltiamo subito al 5, perché il 2, il 3, il 4 di punti ci danno le intersezioni, i segni, ma adesso non ci interessano. E facciamo subito il limite per x che tende a 0 più e il limite per x che tende a più infinito e vediamo cosa succede. Allora, a 0 più questo fa 0 e il logaritmo in 0 più crolla giù a meno infinito. Quindi per x che tende a 0 va giù a meno infinito, questo è un asintoto? Verticale. Quindi significa che quando vado a fare il mio studio di funzione, il dominio intanto ci diceva che questa cosa non c'era e ci faceva creare una barriera in zero. Ma adesso abbiamo capito che per x che tende a 0 più il risultato fa meno infinito, quindi questa barriera prende una forma che non è più una barriera, ma è un beh, una linea tratteggiata. È come, ragazzi, se l'asse delle y diventasse tratteggiato e la funzione a 0 più va giù a meno infinito, quindi va così. Ok? Bene. Poi c'è un asintoto verticale che come equazione ha y uguale a 0 o x uguale a 0? Ovviamente x uguale a 0 è un asintoto verticale, che è esattamente questo, x uguale a 0. Bene, ripasso importante. Ora, dobbiamo fare il limite a più infinito. Allora, ovviamente viene infinito più infinito e quindi viene più infinito. Allora, se va a più infinito, noi abbiamo dei problemi. Nel senso, intanto che non sappiamo se la funzione la dovrò disegnare così, così o così. Primo problema. E quindi io la tengo così, nel senso che non so come va, però qualcosa devo disegnare e quindi disegno sta roba qua. Poi, quando il limite per x che tende a più infinito o a infinito fa infinito, è per forza, ragazzi, un asintoto obliquo o potrebbe essere un asintoto obliquo? Beh, guarda, ci sono tre possibilità. Se è un asintoto obliquo, vuol dire che si comporta così, come quello in mezzo. Ma se invece va su come una parabola, non è un asintoto obliquo, è un asintoto parabolico. L'asintoto obliquo vuol dire solo la retta. Quindi no, diciamo, ci sono tre possibilità di andamenti e quindi potrebbe
probabilisticamente per il 33% potrebbe essere un asintoto obliquo. E quindi come si fa? Quindi quando ragazzi viene infinito non è per forza un asintoto obliquo, bisogna andare a valutare M e Q. Okay? Quindi noi ci chiediamo, ma è un asintoto obliquo? Calcoliamo M. M, vi ricordate, era il limite. Si calcolava facendo il limite per x che tende, in questo caso a più infinito, perché a meno infinito non fa parte del dominio, quindi a più infinito della nostra funzione diviso x. Non è f di x diviso x. Allora, qui come facciamo a ragionare? Si potrebbe fare in due modi. Io toh, ve lo faccio in un modo, divido tutto per x, cosa diventa? 1 più, faccio x diviso x che fa 1, e poi viene log x diviso x. Ragazzi, ci sono dei problemi, cosa succede ad infinito? Avrei 1 più infinito diviso infinito. E uno dice, non lo so fare, no, perché voi avete due cose che vanno ad infinito con due velocità diverse. E in una guerra tra infiniti il logaritmo perde sempre. Quindi questo risultato qua, che ha l'infinito più grosso, più ciccione, a denominatore, fa infinito o fa zero? Fa zero. Quindi ho 1 più 0. E quindi ho scoperto che m fa 1. Oppure, senza fare la divisione, avrei detto tra x più log x, tra una potenza e un logaritmo, il logaritmo non vale niente, quindi x diviso x fa 1. Fate come avete voglia. Ecco, solo che se io, ragazzi, devo trovare q, q invece è il limite per x che tende a più infinito della mia funzione. Meno m per x. M quanto vale? Quindi viene meno 1 per x. E cosa fa? Cosa fa x più log x meno x? Beh, x meno x se ne vanno. Cosa risulta? Cos'è che rimane? Logaritmo di x. E cosa fa l'ln a più infinito? Il logaritmo a più infinito fa più infinito. Questo vuol dire che stavo per cercare una q che fa più infinito, quindi vuol dire che purtroppo quando m o q vengono infiniti non è un asintoto obliquo. E quindi? Beh, intanto non va come una retta su, ma quindi va come a questo comportamento come sale? Allora la risposta è, per adesso non lo sapete fare. Sapete solo che non sale seguendo una direzione rettilinea. E quindi, per capire come va, voi adesso la tenete così, bisogna aspettare ancora purtroppo le derivate seconde.